Allora, Robino, abbiamo visto oggi un bel film, La stranezza, ma l'abbiamo visto insieme a Diego. Sentiamo cosa ne pensa Diego. Allora, vedemmo il film degli amici miei, Ficarra e Picone. Aspetta, ora perché sono amici tuoi, perché ci hai fatto una foto di sfuggita, che hanno fatto la concessione di farti una foto col tuo libro, manco si ricordano più come ti chiami e li chiami amici. Chiamali solo persone che hanno fatto della carità, va bene? Puoi continuare con la recensione. E sono bravi attori. Il film è molto bello, davvero bello. Bravi, Ficarra e Picone, bravissimo Servillo, che è Servillo perché veramente c'è una presenza scenica eccezionale, bravissimo. Il film ha una fotografia stupenda, ci sono alcune immagini che veramente mi hanno lasciato senza fiato, stupende, fotografia meravigliosa. C'è veramente lo spirito di Pirandello là dentro. C'è questa idea, penso del tutto immaginaria, del fatto che Pirandello c'ha una stranezza in testa che si consolida nel vivere il teatro di una piccola realtà, di un piccolo paesino della Sicilia, e lì c'è effettivamente tanto di Pirandello, perché ci sono queste le persone che in realtà recitano, perché nascondono agli altri, recitano agli altri perché nascondono i reali sentimenti, e poi c'è anche il fatto che questa realtà piccola che fa sì che venga rotta il velo della realtà e del recitato e si mescoli in questo piccolo teatro. E da lì l'intuizione di Pirandello almeno nell'idea di questo film, di renderlo poi nella sua grandissima opera dei Giudizio personaggi. finale? 9, 9 e mezzo, cioè no.